Albaceto, un minuto e mezzo anche a te. Vado direttamente sui gesti concreti, saluto tutti, richiamando forse con invito la responsabilità a ognuno di noi, perché ognuno di noi può fare la differenza, assumendosi anche il peso di quei colpi e vite violate, che sono sempre le vite degli altri ma le nostre, mentre ognuno di noi può fare un proprio pezzetto per partire nuovamente al concetto, dalla base, a ricostruire il concetto di cooperazione dei popoli e la possibilità di ribaltare quel sistema. Io ho semplicemente un intervento, avevo preparato qualche mese fa e di solito non uso mai delle cose scritte, vi mostro solo dei colori, che penso che sia il senso di quello che è la nostra lotta da dover fare affinché lo ribaltiamo davvero l'ordine delle cose. Lo consegno un minimo insieme a un libro, perché qualche giorno fa a Cosenza c'è stato un incontro e mi richiamava questa figura, e quindi è un dono concreto di Lorenzo Milani, perché è sul campo che ho imparato cos'è la teoria della liberazione nell'azione concreta. E poi, visto che tra poco ci sarà un 8 marzo e si parla di donne, faccio un omaggio a Maria Francesca Lucanto, una poesia eretica, che possa tornare sempre in un paese in cui ogni 3 giorni muore una donna, a ricordarci che dovremmo intervenire prima affinché i sopravvissuti e le sopravvissute possano avere voce diretta, non vengano vittimizzate e rivittimizzate continuamente, ripagando l'esclusione, l'indifferenza e con assunzione di responsabilità di saperci mettere sempre alla faccia in ogni momento. Grazie. Grazie.